Prima di dell'istituto comprensivo la consigliere di parità signora Fanelli e l'associazione Voce di Donna per aver organizzato questa bellissima festa che già in questa seconda edizione denota dei grandi miglioramenti rispetto alla prima edizione. Voglio fare di cuore sinceramente come rende possibile, purtroppo la diranda sempre magra, cercheremo di stare accanto a voi e darvi il sostegno che è il migliore possibile per fare in modo che queste iniziative riescono e che queste iniziative poi io lo lustro alla città di Roma. Voglio giungere con questo pannocino del mio ufficio, cioè di quello della per tutte le donne che hanno contribuito a organizzare questa manifestazione, che credo sia il clou, come diceva poc'anzi la Presidente, dell'attività che voi svolgete durante l'anno. Noi non potevamo... Thank you.
Oh, mi raccomando bambini, guardate bene perché uno di voi più fortunato deve venire a rifare tutto, mi raccomando. Oh, vediamo un po'. Se sentite puzza di pollo bruciato sono sempre io, non vi preoccupate. Faccio questo odorino. Oh. I bambini che mi hanno toccato hanno visto che io non ho neanche un pelo. Adesso sanno il perché, oh, mi brucio tutte le volte così. Ma noi fakiri... No, per te, che ci manca sempre un po' di pelo. Cinque salviette, 12 salviettini. Dico gli altri abiti? No, queste foto. No, allora tu sai che non so montare il palestra.